Ciao ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovissimo video mattutino. Buona epifania a tutti quanti voi che state guardando questo videozzo. Io corro subito ad aprirmi questo forziere un bottino livello 6. Super succoso, tanta expa all'interno, quindi non aspettiamo altro che cliccare su apri. Non deluderci e regalaci l'infinite oltre. Vado quanto sono belle le canzoncine di Salve al Mondo, ragazzi, andiamo? Tanta exp, 246.000, mannaggia me che non sono riuscito a superare le 30 ondate prima. Per il momento può bastarci, ma andiamo avanti, continuiamo. Raga, lo so, l'ho mostrate più e più volte queste cose, ma è sempre una gioia per me. Ragazzi miei, faccio vedere questi miei unboxing mattutini, gli unboxing esposi. 8.000, 14.000, più 246.000 di prima. Ma andiamo, continuiamo, dai, 11.000. Ed intanto quel sound che riecheggia nelle mie orecchie. Andiamo così, ondata ventesima. 12.000, le ultime due, una non conterrà exp. Eccola qui. 13.000. Ragazzi, sì, arriverà il videozzo, arriverà. Arriverà un giorno, ma non è questo il giorno. Abbandoniamo Salve il Mondo, ci rechiamo su Battaglia Reale e parlucchiamo un pochettino. 423 on the way. Oggi ho fatto davvero pochi livelli perché sta laggando tutto quanto, raga. Qualcuno mi spieghi che cosa sta accadendo? No, vabbè, raga, non ho parole. Cioè, sembra di essere sulla Switch. Guardate qui. Ma che cosa? Ma... cosa sto vedendo, raga? Ma come sono ben renderizzate queste skin. No, meravigliose. Oh, fammi vedere altri stili. Vediamo Geralt qui. No, aspetta. Sì, posso cliccarci. Ma... magnifico, ragazzi. Magnifico. Mentre annuncio il main topic di questo video, ci gustiamo assieme questo bel gameplay in background. Che tra l'altro io non capisco perché ci sia tutto questo contrasto mentre si guardi un replay epic. Ma che cosa combini con i colori? Mannaggia. Allora, per questo mese di gennaio, arriviamo al dunque, avremo un bel drop di skin. Sì, esattamente 4 skin diverse, 4 bundle diversi tra di loro. E proprio ieri pomeriggio, intorno alle 16, ho ricevuto un'email da parte di Epic dove mi hanno elencato ogni singolo item, quindi tutti i contenuti di tutti i bundle che riceverò ben presto, ma non so quando, non so la data effettiva. Ma comunque sia, ci sta scritto il nome della skin, backpack, piccone e anche le schermate di caricamento che andranno a concludere il set in questione. Devo dire, parecchio succosi a primo impatto, ma leggiamo subito che cosa mi hanno scritto. Che tu preferisca dimorare nell'ombra o risplendere alla luce, scegliere da che parte stare è ormai piuttosto complicato. Esplora la duplice natura dei 4 nuovi costumi originali di Fortnite, disponibili nel negozio oggetti a partire da gennaio. E già qui mi fanno pensare che ci saranno tanti stili selezionabili, perché la luce e l'ombra, vabbè, ci auguriamo che apprezzerai ogni sfaccettatura di questi personaggi. E si comincia con la prima skin, chiamata Cuor Sepolcro, nel negozio oggetti dal 7 gennaio. Qui tra parentesi, ragazzi, la data non lo so, non mi convince tanto, perché ogni volta che mi scrivono una data, che botta che ho preso, è sempre il giorno dopo, perché con il fuso orario 7 gennaio per gli americani, ma per noi sarà l'8 gennaio, quindi molto probabilmente io riceverò questa skin nell'armadietto domani ed in caso ci farò una bella review al riguardo e soprattutto ve la mostrerò in anteprima. Come vi anticipavo, questa primissima skin avrà ben due stili selezionabili, uno luce ed un altro ombra, e oltre a tutto ciò avremo anche un piccone ed un dorso decorativo. Questo primo bundle si va a concludere in questa maniera. Dopodiché avremo altre due skin, in questo caso Ana e Keleritas, sperando che si legga in questa maniera, disponibili all'interno del negozio oggetti. Tenete a mente queste date, dal 12 gennaio. Credo ovviamente però che la data corretta sia il 13 gennaio. Qui abbiamo accessori come piccone, dorso decorativo e deltaplano. Bello, questa cosa mi piace. Dopodiché avremo anche un emote, uno spray, una copertura,
una schermata di caricamento ed album con le musiche della lobby. Ma quante cose ci saranno in questo set, raga? Quante cose? Oh mio Dio! Dopo, raga, qui viene il bello, avremo Stellan. Questa è proprio la traduzione in italiano. Guardiano della fenditura, disponibile all'interno del negozio oggetti a partire dal 18 gennaio. In questo caso, come sempre, credo che la data sarà invece il 19 gennaio, perché ripeto, questo, ragazzi, almeno la data che mi comunicano, è il momento in cui si va a refreshare lo shop in America. Per noi, ragazzi miei, l'una, le due del mattino sarà sempre il giorno dopo. A quanto pare la skin di Stellan risulta al momento l'unica a non essere stata ancora decriptata, quindi non sappiamo al 100% quale sia il suo volto, quale sia la figura che si celi dietro a questo guardiano della fenditura. Lo scopriremo tra qualche oretta, anche se in giro su Twitter, su Reddit, ci sono già delle immagini da parte dei sondaggi di Fortnite che potrebbero aver già intuito quale sia questo personaggio misterioso. Quindi sì, ragazzi miei, lo state vedendo in questo momento, non ne sono sicuro al 100%, però come già detto, la verità verrà presto a galla. Per questa skin avremo come al solito un piccone, un dorso decorativo e quindi un backpack da portare in spallozza, ed ovviamente anche in questo caso non mancherà una schermata di caricamento, che in questo caso a quanto pare per queste skin nozze sono di vitale importanza, sono dei bundle un po' più importanti rispetto agli altri. Concludendo quindi, belli miei, le date che mi hanno comunicato sono 7, 12 e 18 gennaio, ma vedendo i drop precedenti di tutte le skin, tutti i bundle che abbiamo visto nel mio armadietto e soprattutto nel negozio oggetti, io direi più 8, 13 e 19 gennaio, ovviamente sperando di non sbagliar nulla, ma comunque sia lo scopriremo nei prossimi giorni. Nel mentre io non vedo l'ora di registrare il video di queste nuove skin all'interno del mio armadietto in anteprima per tutti quanti voi che siete qui sul canale. Quindi ragazzi miei, vi ringrazio infinitamente, perché se tutto ciò è possibile è solo grazie a voi ed Epic che decide di inviarmi queste cose in largo anticipozzo. Noi andiamo a spulciare velocemente lo shop giornaliero, ragazzi miei, per l'epifania, anche se loro, vabbè, no, sarà domani per loro, ma comunque sia, vediamo che cosa hanno droppato e let's go con questo codice Martex, raga, è la tienda di Fortnite da riaggiornare ogni 14 giorni. Vediamo. Archetipo! Eccolo qui. Trina, paradosso, bellissimo. Un po' di arcobaleno quest'oggi qui con noi. Un po' di unicorni. Vado, chi se lo ricorda lui? Mamma mia, nel capitolo 1, ragazzi miei, era d'obbligo avere questo piccone. Era meraviglioso. Serie di videogiochi, aspetta, Destiny è qui con noi, let's go! Ricorda ancora il trailer di queste skin? Lei è bellissima, davvero caruccia, madò, sto pet che si porta in spalla, meraviglioso. Comandante Zavala, Ikora Rei, non so se si pronunci in questa maniera, ragazzi miei, non me ne vogliate. Madò, sono troppo distanti però sti backpack della skin, forse un po' troppo, ma giusto un tantino. Ci sono un sacco di bundle, non ricordo questi mod. Vabbè, con la iconic poi, bellissima, ci sta da Dio. Sotto vediamo che cosa abbiamo. Milite d'assalto, piani alti, mi sa che ti hanno zoomato un pochettino troppo, eh. Nelle giornaliere, vabbè, ok, bellissimo, questo lo shoppai tanto tanto tempo addietro. Stagione 2, eccolo qui, raga, comunque le skin del capitolo 1 sono davvero di un'altra stoffa, eh. Mamma mia, che bellezza. Preferite delle feste, ma non mi dire... Ma meno male, ragazzi, ci hanno ripensato. Ovviamente hanno riportato quelle che sono le skin natalizie preferite da parte della community. Ma fortunatamente è così. Meno male, raga, dai, se ne erano andato un po' troppo presto. Io mi Crackshot, Operazione Zabaglione, Ranger natalizio, la Renegade natalizia, meraviglioso. Krampus, vabbè, tutti i pigiamini, Jingle Pesce Secco. Il milite bruciatore, che non sarebbe altro che il Babbo Nachele Tarocco. Eccoci qua, un sacco di skin, davvero belle. Madonna, oddio, vado a miscliccare ogni singola cosa. Va benissimo, ragazzi miei, questo shop nuovamente natalizio per l'epifania. Ci hanno pensato, ci hanno pensato. Il Ranger naso rosso, madonna, belle, belle, belle. Ragazzi miei, qui in basso a destra, da riaggiornare. Mi raccomando, non lasciate questo campo vuoto, altrimenti no bono, no bono, no.
no bono. A prestissimo, ci becchiamo più tardi con lo shorts delle 14 ed ovviamente con un altro video mattutino domani. Non mancate. Un salutone da Martex e come al solito un bel... Yeah, brothers!